Vediamo questo esercizio svolto sul modo parabolico. Un sasso viene lanciato dal tetto di una casa, questa è la posizione iniziale, alta 4 metri, quindi questo HA sarebbe Y0, sono 4 metri. La velocità iniziale con cui è lanciato il sasso è 20 metri al secondo, V0. L'angolo di inclinazione è 35 gradi, questo qua rispetto all'orizzontale. C'è da calcolare la posizione B corrispondente alla massima altezza, la gittata, cioè la posizione C, questa lunghezza qua, e poi nel punto d'impatto c'è da calcolare con quale velocità sia in modulo VC che inclinazione rispetto all'orizzontale, quindi angolo beta, che sarebbe meglio indicarlo gamma, il sasso tocca terra. Per prima cosa calcoliamo le due componenti della velocità V0x e V0y. Come già spiegato nel video precedente, dobbiamo moltiplicare V0 per il coseno di alfa, quindi 20 metri al secondo per il coseno di 35 gradi, e troviamo V0x, 16,4 metri al secondo. Invece 20 metri al secondo per il seno di 35 gradi troviamo la componente V0y, 11,5 metri al secondo. Giustamente sono entrambe minori di 20 metri al secondo perché i cateti sono più corti dell'ipotenusa e è più lunga la componente x. Questo accade perché l'angolo è minore di 45 gradi. Se l'angolo fosse stato maggiore di 45 gradi, per esempio 60 gradi, allora sarebbe stata più lunga la componente y, quindi V0y sarebbe stata più lunga. Ora, come sappiamo, il moto parabolico si può scomporre in due moti rettilinei separati. La proiezione lungo l'asse x è un moto rettilineo uniforme a velocità costante, la proiezione sull'asse y è un moto uniformemente accelerato con accelerazione di gravità rivolta in basso, quindi meno g. Moto parabolico è la composizione in ogni momento dei due moti rettilinei. Queste sono le formule che già abbiamo studiato. Per noi x0 sarà sempre nullo, eccolo qui, come abbiamo già detto nel video precedente, mentre invece y0 in questo esempio è 4 metri, l'altezza della casa. Queste sono invece le formule del moto lungo y, sempre con il segno meno, meno g, perché l'accelerazione di gravità è un vettore diretto in basso. La prima domanda è la posizione di B, cioè il punto di massima altezza. Quindi dobbiamo scrivere tutte queste formule mettendoci la lettera B. Quindi il tempo B, XB, YB, VXB, VYB. La nostra incognita è la massima altezza raggiunta, quindi YB, che appunto è la coordinata Y di questo punto, cioè la massima altezza raggiunta, YB. Sappiamo anche che la proprietà fisica del punto di massima altezza è di non avere componente verticale di velocità, quindi la VY nel punto B è 0. Quindi imponiamo che VY sia 0. Partiamo da queste due formule. Eccole qua le due formule, questa della VY è questa qua, e quella della Y è questa, già con la lettera B messa. Imponiamo la condizione che nel punto B non c'è la VY, quindi risulta uguale a 0 questo termine qua. Da qui ci ricaviamo il tempo TB con la formula inversa. V0y su g, andiamo a sostituire i valori. V0y abbiamo visto prima che era 11,5 metri al secondo, g lo sappiamo, 9,8 metri al secondo quadrato, e troviamo 1,17 secondi. Significa che il sasso impiega 1 secondo e 17 per arrivare al punto di massima altezza. Questo è l'istante in cui il sasso giunge in b. Ora andiamo a sostituire questo tempo nella formula della y. YB uguale, che sarebbe questa, uguale y0 e così via. Infatti la nostra incognita all'inizio era YB, ma noi non potevamo trovarla subito perché non sapevamo TB, non sapevamo in quale momento il sasso arrivava nel punto più alto. Adesso l'abbiamo calcolato, arriva nel punto più alto in questo momento, l'abbiamo calcolato grazie a questa proprietà che nel punto B non c'è la componente Y di velocità. Andiamo a sostituire l'istante di tempo qui e troviamo che la massima altezza è 10,7 metri, un risultato ragionevole perché il sasso partiva da 4 metri, quindi è salito fino a 10,7 metri. Ora che abbiamo calcolato la massima altezza, cioè questa, possiamo anche calcolare la posizione orizzontale di B, quindi quanta strada ha fatto il sasso in orizzontale da quando è partito. Basterà prendere il tempo, 1,17 secondi, e sostituirlo nella formula della x. Quindi in questa formula la x raggiunta
Quindi xb è uguale a x con 0 che non c'è, è 0, più v0x per il tempo di b. Andiamo a sostituire 1,17 secondi qui, al posto di v0x mettiamo 16,4 metri al secondo, l'avevamo trovato prima, e otteniamo 19,2 metri, cioè le coordinate del punto B sono 19,2 metri la x e 10,7 metri la y. Vuol dire che questo punto B ha coordinate la sua x 19,2 metri, la sua y, cioè questa, la sua altezza massima, 10,7 metri.